suo sangue mi lavò. Adesso so che Gesù mi liberò. Degno è l'agnello, siede sopra il trono, di gloria una corona, regna in vittoria, innanzi a Gesù, il figlio di Dio, colui che crocifisso fu. Degno è sangue mi lavò, adesso so che Gesù mi perdonò. Degno è l'agnello, siede sopra il trono, di gloria Alleluia, alleluia, gloria a te Signore, benedetto sei Signore ancora questa mattina, grazie Signore. Cantiamo qualche altro cantico mentre aspettiamo qualche istante. Un tempio santo. Che numero è? È 38. No, di armonia. Armonia, sì. 38, cantico 38. Santo per te, Signore.
a Dio, gloria al tuo nome, Signore, gloria al tuo nome, Gesù. Sa a te la gloria, l'onore, a te l'onore. Grazie Gesù, grazie Gesù. Grazie Gesù. Cantiamo il 37, che profondo è il tuo amor, capir mai non potrò. Alto è per me quanto immenso è. 37. Che profondo è il tuo amor, capir mai non potrò. Grazie Signore per questo grande amore, profondo, alto, immenso, come dice il cantico, e noi vogliamo essere immersi in questo grande amore, Signore, amen, amen. In questi tempi difficili, ancora lo ripetiamo, sempre più difficili, ma abbiamo un grande Dio che ancora regna e regna sovrano ancora e regnerà in eterno. Questa mattina, Signore, voglia benedire la vita nostra. Quanti non potranno venire perché magari impediti da svariati problemi, raggiungili con la tua grazia, amen, con la tua benedizione. Signore, benedici i vicini, lontani, benedici quanti sono nelle prove più forti, in mezzo alla guerra, in mezzo alla fame, in mezzo a tanti problemi, le malattie, Signore.
Libera il tuo popolo, libera, Signore, continua a sostenere per la fede ogni credente, Signore, che grida a te giorno e notte. Amen. E dice: vieni, Signor Gesù. Signore, questa mattina veramente fa qualcosa di speciale ancora, ancora, ancora una volta, ancora una volta, perché senza di te non possiamo far nulla. Siamo veramente senza forza, ma tu sei la nostra forza e ti benediciamo e ti ringraziamo stamattina. Grazie perché tu stai con noi ancora, questa è la tua promessa. Ti ringraziamo nel nome di Gesù Cristo, che è benedetto in eterno. Amen. 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 Gloria a Dio. Grazie Signore, grazie Gesù, sì, grazie Signore. Gesù. Grazie Signore Gesù. E me, cantiamo un altro cantico, cari. Gloria a Dio. Il cantico 36. Cantico 36. Lode all'agnello. Lode all'agnello. Lode all'agnello che tutti morì per noi, risuscitò dai morti e per sempre regnerà. Alleluia. Gesù, lodiamo il nome unico che noi benediciamo. Verranno tutti ai suoi piedi e confesserà. Alleluia. È il Signore, 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 è il Signore. Gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Dio, lode all'agnello. E ricantiamolo. Parecchio che non cantiamo questo cantico. Lode all'agnello di Dio. Lode all'agnello. Lode all'agnello che un Dio morì per noi, risuscitò dai morti e per sempre regnerà. Alleluia. Gesù, lodiamo il nome unico che noi benediciamo. Verranno tutti ai suoi piedi e confesserà. Alleluia. Gloria a Dio. È il Signore, è il Signore, è il Signore. Alleluia, 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 gloria a Dio, grazie Signore. Se c'è una preghiera, amen, gloria a te Signore. Benedetto sei Signore, gloria a Gesù. Amen, amato Dio, Signore, vogliamo ringraziarti Padre Santo, perché come ogni domenica, Signore, stiamo qui davanti al trono tuo, Signore, per ringraziarti, Signore, per tutto quello che tu hai fatto, alleluia, per quello che stai facendo e anche per quello che farai, Padre. Vogliamo ringraziarti per questa giornata, Signore, che tu hai messo davanti a noi, che vogliamo già metterla ai tuoi piedi, Signore, al trono tuo della grazia, perché sia tu guidandosi, Signore, in ogni cosa, Signore. Benedice Padre Santo il tuo popolo, Signore, quelli che non hanno potuto venire, aun tutti quelli che ci ascoltano in rede, Signore, e quelli che ascolteranno questo messaggio qualche giorno più là, che seas tu, Signore, edificando il cuore di ognuno di noi, Signore.
Vogliamo mettere la nostra vita, la nostra famiglia, il nostro lavoro, Señor. Amen. A un ogni fedele, Señor, alle tue piedi, Señor, che sia tu guidandoci, trasformandoci e guidandoci, Señor. Ogni giorno, Padre amado, di gloria in gloria, de victoria en victoria, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, metiamo la parola que tú portarás per noi oggi, Señor, que vogliamo benedirla, Señor, con el sangue tuo precioso, Señor, y que sea de edificación para el nuestro cuore, el nuestro espíritu, que te lo chiediamo en el nombre de Jesús, que benedetto en eterno, amén. Amén, 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 gloria a Dios. Cantiamo el 43, ineffabile e meraviglioso, tú sei, Señor, per me. No, 43. Alleluia. Ineffabile e meraviglioso, tu sei, Signore, per me. Immensa la tua grandezza, incomparabile tu sei. Ineffabile e meraviglioso, maestoso del tuo amore. Ineffabile e meraviglioso, tu sei il Signore per me. Immensa è la tua grandezza, incomparabile tu sei. Chi può mai capire il tuo amore e la tua sapienza? Signore, ineffabile e meraviglioso, maestoso del tuo trono. Gloria a Dio, gloria a Dio. Ringraziamo il Signore che siamo vivi anche stamattina. Amen. Per lodare il Signore, per benedirlo. Lo facciamo con tutto il cuore, con tutta l'anima, la mente. Vogliamo veramente dirgli grazie, Signore. Ci sono tanti che non ringraziano più il Signore, oppure sono arrabbiati con il Signore, con Dio, ma noi no, perché Lui ci ha fatto sempre del bene, continua a farcelo ogni giorno e ci dà grazia di svegliarci e venire in chiesa per dare gloria a Dio e per fare anche altre cose, naturalmente, che Lui ci mette davanti. Vogliamo ringraziarlo stamattina. Gloria a Gesù, grazie, gloria, Signore Gesù. Benedetto sei, Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. È bella l'adorazione. Gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Dio. Alleluia. Signore Gesù, oh, te la lode, la gloria e l'onore, benedetto amen. Sei, Signore. Amen, 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 amen. Alleluia, alleluia, gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a te, Signore. La tua forza, Signore, la tua benignità, la tua meraviglia, Signore. Gloria a Gesù Cristo, amen. Gloria a Cristo, gloria al Figlio, gloria allo Spirito Santo. Meraviglioso Gesù, gloria a Dio pari. Chi è pari a te, Signore? Chi è pari a te? Oh, alleluia, alleluia, gloria a Dio, grazie Gesù. Ci avete un altro bel cantico? 58, fai di me uno strumento di adorazione. Amen. Bellissimo. Alleluia. Ti adoriamo, Signore. Uno strumento di adorazione. Io alzo le mani a te.
bello questo cantico. Poi avete visto, cresce l'ultimo, l'ultima strofa, una crescita. Ricantiamo. Alleluia. Dobbiamo ricantarlo per forza, perché glorioso sei, Signore. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Amen. Amen. Uno strumento, uno strumento di adorazione. Io alzo le mani a te. Fai di me uno strumento di adorazione. Io alzo le mani a te. Canterò adoriamo e manifesta la tua gloria, Signore, questa mattina. Gloria a Dio. Signore, espandi il tuo amore in tutto il mondo. Signore, espandi il tuo amore, la tua grazia, il tuo perdono. Salva le anime, Signore. Alleluia. Salva le anime, i giovani davanti a te stamattina. I bambini davanti a te, Signore, abbi pietà, Signore. Oh, quanta sofferenza c'è nel mondo, ma tu sei la risoluzione da ogni problema personale. Gloria a Dio, gloria al tuo nome. Amen, 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 amen. Rompi ogni cadena, Signore. Rompi ogni cadena, Signore. Libera il tuo popolo, Signore. Come ha detto questo cantico, Signore, per poter essere un strumento nelle tue mani, Signore, una dolce sinfonia, Signore, per te, per lodare te, Padre amato. Però abbiamo bisogno di tanta liberazione, Signore, ogni giorno, Signore. Ogni giorno, Padre Santo, essere libre, Signore, di attadura, Signore, di pensieri, Signore, di malattia, Signore, libera il tuo popolo, Signore, di ogni distrazione, Signore, di pereza, Padre Santo. Gloria. Sì, Padre Santo, di pereza, che la mattina con questo freddo a volte non ci vogliamo alzare del letto per venire a lodarti, Padre Santo. Libera, Signore, libera il tuo popolo, Amen. Padre, te lo chiediamo nel nome di Gesù, bendito Dio. Tutti i malati, Signore, liberali, Padre amato. Oh, Padre Santo, ogni cadena, Signore. Ogni cosa, Signore, che non ti appartiene, Signore, libera nel poderoso nome di Cristo Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. 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 Gloria a Dio. Grazie, Signore Gesù. Grazie a Dio. Benedetto sei, Signore. 75. Amen. Cantico 75. Ti adoriamo, Gesù. Ti adoriamo, Padre. Alleluia. Yeah.
lui la maestà. A Gesù sia lode, onore e gloria, dignità e grande autorità ha dato a noi sudditi suoi. Naturalmente salutiamo questa mattina, evidentemente abbiamo diversi che sono malati, non possono essere con noi, ma noi siamo tranquilli qui e vogliamo salutare, voglio salutare, ho visto un attimo chi è collegato, la sorella Giulia che ci manda i saluti, pace, sorella. La sorella, amen. La sorella Donatella, il fratello Amen, Lombardo, sempre fedele, pace, sorella a tutti. Pasqualina, altri. Signore, grazie, vi benedica grandemente. Amen. Siamo uniti nell'amore di Cristo. Amen. Stavo pensando questo, che non per innalzare o dire qualcosa di questi mezzi, ma se abbiamo la possibilità di trasmettere e arrivare in alcune case dove ci sono persone che non possono uscire perché sono o malate o hanno problemi, e possiamo insieme, Amen. Anche se non sono qui con noi, ma virtualmente e spiritualmente siamo collegati l'uno all'altro, Amen. E possiamo trasmetterci l'amore di Cristo, Amen. L'amore di Cristo. Gloria. Mentre c'è la guerra, c'è tanta violenza, eccetera, eccetera, malessere sconfinato, ma l'amore di Cristo è invariato. Alleluia. Signore, è lo stesso ieri, oggi ed in eterno, non cambia. Amen. Qualcuno vuole dire qualcosa? Care sorelle, volete dare gloria al Signore? Amen, amen. Grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù. Gloria a Dio. C'è la Francesca che sta preparando qualche passo della scrittura. Gloria a te Signore. Gloria a tutti, al nome del Signore, pace a tutti quanti. Voglio prima di ogni altra cosa ancora ringraziare il Signore perché ancora questa mattina il Signore ci ha svegliati, ci ha aperto di nuovo un nuovo giorno con le sue benedizioni. Lo voglio ringraziare perché siamo qui riuniti nel suo nome, perché possiamo glorificare il suo santo nome. Innalzarlo perché lo solo lui è degno. Lo voglio ringraziare per tutto quello che ha fatto nella mia vita, anche quando ancora non conoscevo il Signore. Il Signore era intervenuto nella mia vita, ma io non me ne rendevo conto. Solo quando poi ho realizzato la salvezza, ho conosciuto Gesù, mi sono resi conto di tanti momenti, anche nella mia adolescenza, nella mia infanzia, e quante volte il Signore è stato con me. Gloria. Si è preso cura della mia vita, ero preziosa agli occhi suoi come siamo tutti quanti le sue creature preziose agli occhi suoi, perché lui ci ha creato, lui ci ama. Soltanto dobbiamo riconoscere Gesù Cristo come il nostro personale salvatore, il nostro redentore, che è venuto su questa terra per la salvezza delle nostre anime. Lui ha fatto ogni cosa, ha compiuto tutto.
perché tutto è compiuto, ha detto sulla croce le ultime sue parole. E lui ci aspetta a braccia aperte, e ogni giorno dobbiamo rinnovare questo dono prezioso che ci ha dato. Gloria. E a chi ancora magari non ha fatto questo patto di fede, vi dico che è una cosa meravigliosa stare con Gesù, una vita insieme a Gesù, perché ci possono anche essere le tribolazioni, ma lui ci sostiene in ogni prova. Amen. Perché le prove non è che ci sono nella vita, e non è Dio che manda delle prove, non è Dio che manda le guerre, sono gli uomini che decidono di fare determinate cose per fare il male agli altri, oppure perché ci possono essere malattie, anche delle decisioni che tante volte ognuno di noi prende perché cammina con i propri passi senza il consiglio di Dio. Perché se in ogni cosa noi mettessimo Dio davanti a noi, sicuramente non inciamperemo, ma siamo quello che siamo, esseri umani. Ma un giorno, se Gloria siamo perseveranti, saremo di fronte a Lui, e Lui ci farà entrare nel suo riposo. Una cosa voglio dire, poco fa il pastore ha detto che il Signore è lo stesso. E questi giorni stavo leggendo il giorno che Gesù guarì la donna che aveva il flusso di sangue. Questo episodio è riportato nei tre Vangeli di Matteo, di Marco e di Luca. Ed è importante perché quello è stato un giorno particolare che gli rimase talmente impresso, perché quel giorno il Signore fece tantissime cose. La folla era sempre appresso a Lui perché voleva vedere quello che faceva, gli portavano le persone e guarivano. Soltanto alcune cose sono citate, ma in questo stesso giorno Lui guarì l'indemoniato di Gerasa, risuscitò la figlia di Jairo, guarì questa donna dal flusso di sangue senza fare niente particolare, ma la fede di quella donna che ha detto basta che tocco il lembo della veste di quest'uomo, io sarò sanata. E Gesù dice la tua fede ti ha guarita, perché lei è guarita prima ancora che Gesù si rendesse conto che chi l'aveva toccato, ma sentì una virtù, qualcosa che era uscita. Questa virtù che è uscita da lui è stata la fede di questa donna. E leggendo la parola è meravigliosa, perché la fede viene dall'udire la parola di Dio, e noi dobbiamo farla nostra ogni giorno, perché la nostra fede cresce attraverso la sua parola. Dobbiamo avere fede nel Signore e continuare a pregare e credere che Lui farà ogni cosa. A Dio sia la gloria in ogni tempo, e che ci benedica tutti quanti ogni giorno della nostra vita. Amen. Pace a tutti. Amen, amen, amen. Gloria a Dio. Vogliamo cantare Tieni viva la tua fiamma che risplenda nella notte, il Signore sta arrivando, la fatica finirà. Allora tutti gli affaticati, ecco, possono essere incoraggiati perché Gesù viene. Che il numero 80, cantico numero 80. Tieni viva la tua fiamma che risplenda nella notte, il Signore sta arrivando, la fatica finirà. Oh fratello, non tu devi rinunciare, oh fratello, non perché la fatica finirà. Abbi fede nel Signore, solamente Lui ti può dare una gioia che sia grande, la fatica. Grazie Signore, se c'è un altro ringraziamento
Altrimenti passiamo alla parola stamattina. Grazie Gesù. Gloria a Dio, gloria a te Signore. Amabile sei. Amen. Io vorrei ringraziare il Signore per le cose buone che ha fatto nella mia vita, perché è arrivata con bene mia sorella, la mia mamma. E oggi non hanno potuto venire perché la mia mamma sta coprendomi al lavoro, per io poter venire oggi a lavorare, a glorificare il nome di Gesù, che ero molto stanca, però domani, il mercoledì, starà con noi. Amen. Volevo ringraziare perché, come dice questo cantico, che vogliamo essere strumenti nelle mani del Signore. Volevo ringraziare per il privilegio della sorella Joy, che mi ha chiamato stamattina e mi ha detto che stava male, però ha messo quel peso nelle nostre mani, perché vogliamo edificarsi l'uno all'altro. E ci hanno chiesto di preghiera perché non sta bene con la salute, ha un po' di raffreddore. E vogliamo pregare per la sorella Joyce e anche per quanti sono malati del popolo di Cristo e quelli Amen. Che no. Te lo voglio chiedere nel nome di Gesù, Padre Santo, che sia tu liberando, Signore, quanti sono malati. Signore, restaura ogni cellula del corpo, Signore, di mia sorella Joyce, Padre Santo, della sorella Giulia, Padre Santo, di quanti sono malati, Padre amato, del tuo popolo, Signore, la sorella Concetta, Signore, quanti sono malati, Padre Santo, aun quelli che ci ascoltano, Signore, che sia tu liberando, Signore, ogni cadena di malattia, Signore, libera, Amen. Signore, sana Amen. Ogni malato, Amen. In nome di Gesù, che è benedetto in eterno, Amen. Amen. Grazie, Signore. Amen. Grazie, Amen. Gesù. Gloria a Grazie Dio. A bene, bene, sono contento. Ho visto il video di mamma. È giovanissima la mamma della sì. sorella Isabel, sì, gloria a Dio. La conosceremo, abbiamo presto la conosceremo. Voglio cantare Se mi trovassi nella tempesta, all'81, poi leggiamo qualcosa della parola, non lasciate la trasmissione a quanti sono parecchi stamattina e stanno seguendo, non staccate la trasmissione, l'81, cantiamo. Poi Alleluia. Se mi trovassi nella tempesta, alcun male io non temerei, perché Gesù vive dentro me. Roccia è Cristo Gesù, il Re e Signore dei Signori. E allora di qui, io temerò. Amen, gloria a Dio. Vogliamo leggere alcuni passi della parola del Signore questa mattina? Se mi vedete bere spesso è che un po' di problemi e quindi ho bisogno di bere un pochino, chiedo la vostra pazienza. Stamane in Seconda Timoteo capitolo 3 troviamo un incoraggiamento che Paolo dà a Timoteo, suo figlio spirituale. È scritto al capitolo 3 verso 10, capitolo 3 verso 10: quanto a te, tu hai tenuto dietro al mio insegnamento, alla mia condotta, ai miei propositi, alla mia fede, alla mia pazienza, al mio amore, alla mia costanza, alle mie persecuzioni, alle mie sofferenze, a quel che mi avvenne ad Antiochia e da Iconio e a Listra,
sai quali persecuzioni ho sopportato, dice Paolo, non ha avuto una cosa facile. Il Signore mi ha liberato da tutte. Il Signore mi ha liberato da tutte. Ditelo, diciamolo. E d'altronde tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Certo, chi vuole fare la volontà di Dio viene perseguitato, è scritto, mentre i malvagi e gli impostori andranno di male in peggio. La fotografia di quello che sta succedendo in questi giorni è incredibile, la parola di Dio. Seducendo ed essendo sedotti, ma tu persevera nelle cose che hai imparato e dalle quali sei stato accertato, sapendo da chi le hai imparate e che fin da fanciullo, che bello, fin da fanciullo Timoteo aveva sentito le cose belle del Signore, ha avuto conoscenza degli scritti sacri, i quali possono renderti savio a salute mediante la fede che è in Cristo Gesù. E poi dice: ogni scrittura, ogni parola della Bibbia è ispirata da Dio. Alleluia. E chi dice che la Bibbia non è più attuale sta fuori scrittura, fuori la grazia di Dio. È utile ad insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, affinché l'uomo di Dio sia compiuto a pieno fornito per ogni opera buona. Alleluia. Ora qui l'apostolo Paolo sta incoraggiando Timoteo, ma c'è il capitolo 3 che non volevo leggere, ma lo voglio leggere alcuni versi, perché è la situazione di oggi che stiamo vivendo, che conoscete. Or sappi questo, che negli ultimi giorni verranno dei tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, disubbidienti ai genitori, ingrati, irreligiosi, senza affezione naturale, mancatori di fede, calunniatori, intemperanti, spietati. Ma che parole! Oh, sembra la fotografia di oggi. Senza amore per il bene, traditori, temerari, gonfi, amanti del piacere anziché di Dio, aventi la forma della pietà ma avendone rinnegata la potenza. La forma della pietà ma non c'è potenza. Un cristianesimo morto, anche costoro schiva, dice Paolo, stagli lontano, poiché del numero di costoro sono quelli che si insinuano nelle case e cattivano donnicciuole cariche di peccati, agitati da varie cupidigie, che imparano sempre e non possono mai pervenire alla conoscenza della verità. Mi fermo qui. Ora, il quadro, allora, ecco che ha più valore quello che abbiamo letto, cioè l'apostolo Paolo prevede quello che accadrà e quindi mette in guardia Timoteo e fa un quadro allarmante, un quadro disastroso, e questo è quello che sta accadendo in questi giorni. La gente non pensa più a Dio, Dio non c'è. Nel senso che è stato messo da parte nelle scuole, in ogni posto. Dio non c'è. E allora l'apostolo Paolo vuole incoraggiare Timoteo, dice: attento, arriveranno tempi difficili. Stiamo parlando di più di 2000 anni fa, quindi tu stai attento, perché tutto questo accadrà. Pensate che Paolo è carcerato, Non è che Paolo, mentre scrive queste bellissime parole di incoraggiamento, a me piace, perché cioè prigioniero, incarcerato,
poteva lamentarsi, no, Paolo non si lamenta, invece pensa a Timoteo e lo incoraggia a servire il Signore. Ma questo è un cristianesimo vero, questo è un cristianesimo meraviglioso. E non erano le carceri di oggi, che pur brutte ma comunque un pochino più comode, erano carceri terribili. Eppure Paolo riusciva, ecco, voglio stamattina vorrei proprio incoraggiarci l'uno con l'altro e tutti, riusciva dentro di sé a superare anche una condizione che oggi vediamo tanti che si scoraggiano. Hai pregato, sorella Isabel, e si scoraggiano, non ce la faccio, non ci riesco. Ah. No, no, l'apostolo Paolo invece prigioniero, ecco, faccio il segno perché dobbiamo capire, con i ceppi al muro, c'è il carcere marmettino al Colosseo, io l'ho visto tante volte, tremendo, un buco, una fossa con queste catene, eppure dava gloria a Dio. E allora dice Paolo, invita teneramente. Ora vedete, i sentimenti veri cristiani non sono quelli aggressivi, ma sono quelli teneri. Paolo non è che era un sempliciotto, ma era ripieno di Spirito Santo, quindi non giudica Timoteo, che era timido. Si dice che Timoteo era timido e pare che facesse anche lui un po' fatica a volte, era tendente a scoraggiarsi. Allora Paolo, che era più grande, aveva circa 70 anni, e Timoteo circa 40, lo incoraggia teneramente. Questo dobbiamo fare, fratelli e sorelle. L'altro giorno, voglio dirlo, stavo passeggiando un pochino e squilla il telefono e mi arriva una telefonata. Dico, pronto? Sono Enzo, il cognome non lo dico perché non è giusto, ed è un fratello che ha fatto la scuola biblica insieme a me nel 1980, e io ho conosciuto la sua famiglia in Sicilia, sono stato quando ero giovane, una bella famiglia, e ci siamo voluti bene bene bene. Dopo tanti anni, l'altra mattina si è ricordato di me e mi ha cercato, siamo stati al telefono e ci siamo incoraggiati. Ho detto gloria a Dio, dopo tanti anni, abbiamo ricordato le cose belle, ma abbiamo detto pure andiamo avanti insieme, sì è difficile ma ci siamo incoraggiati. Fratelli e sorelle, questo è il sentimento del cristiano, sì, sì, non giudizio, non aggressività verso le persone, perché tu fai così, dobbiamo incoraggiare. E quindi Paolo dice, tu hai guardato quello che io ho fatto, nonostante tutto, la persecuzione, sono stato costante, quindi io ti sono un testimone oculare. Bello questo, no? Un conto sentire una testimonianza magari di qualcuno lontano, ma un conto conoscere una persona che vive il cristianesimo davanti ai tuoi occhi. Allora diventa forza. Anche tu riesci ad essere incoraggiato dal fratello e dalla sorella. Questo deve accadere in questi giorni, fratelli e sorelle, non teoria ma pratica. Quindi tu sii costante, come io sono stato costante nella fede, nella pazienza, eccetera, eccetera. E Timoteo doveva essere, necessariamente doveva accettare che poteva incontrare dei problemi, la persecuzione, chi avrebbe contrastato il suo messaggio, ma lui doveva continuare. Dice Paolo in un'altra parte, al capitolo 4, nella mia prima difesa nessuno si è trovato al mio fianco, ma il Signore è stato con me, ma fortificato. Paolo è rimasto solo, pure lui
Beh, non c'era nessuno in quel momento, era accusato, ma nessuno c'era, ma il Signore mi ha fortificato. Benedetto sia il nome del Signore, fratelli e sorelle. Il Signore voglia fortificarci questa mattina, renderci dei lottatori forti in Cristo. Ma tu persevera nelle cose che hai imparato. Importante questo. Eh sì, Timoteo aveva avuto la nonna, la mamma convertita, e aveva sentito fin da fanciullo gli scritti sacri, quindi doveva soltanto seguire, continuare. E così invece oggi c'è una smania di cercare le novità, cercare le cose un po' diverse, ma la parola è parola, questa è. O quello che noi abbiamo fra le mani, noi dobbiamo soltanto continuare, perseverare per fede, andare avanti, fratelli e sorelle, nella verità della parola del Signore. Oh, gloria a Dio! E quindi, anche se Timoteo era timido, era tendente a scoraggiarsi, ma ecco che Paolo viene a sostenerlo, e quindi, fratelli e sorelle, gli ricorda quello che sei. Tu sei un figliuolo di Dio, tu sei una figliuola di Dio. Quanti ci seguono? Ha detto qualcuno che dico guardo troppo la telecamera, ma lo voglio guardare qualche volta, se mi permettete, abbiate pazienza, perché è come se vi volessi abbracciare tutti, noi vorremmo abbracciare tutti e dire: fratelli e sorelle, coraggio, andiamo avanti, perseveriamo nella scrittura. Oh, riteniamo, dice agli ebrei poi un verso che io ho amato da secoli e secoli, Ebrei 10:23: riteniamo fermamente la confessione della nostra speranza, e un'altra traduzione dice della nostra fede, senza vacillare, perché fedele è colui che ha fatto le promesse. Gloria a Dio! Chi l'ha fatte le promesse? Chi ci ha salvati? Voglio dire, a chi abbiamo dato la nostra vita? Alle persone? No, alle persone no. Vogliamo, noi abbiamo dato la nostra vita a Cristo e soltanto a Cristo. E allora perseveriamo, fratelli e sorelle, perseveriamo negli scritti sacri, perché la parola è il fondamento degli apostoli, è stato, è il fondamento della Chiesa di Cristo di ogni tempo. Gloria a Dio. Molte volte si parla che la Chiesa apostolica era una chiesa forte, ma perché? Perché aveva il fondamento nella parola di Dio. Gloria a Dio. Avevano conosciuto Cristo, l'avevano visto gli apostoli, e hanno continuato. Noi non l'abbiamo visto il Signore con i nostri occhi, ma il Signore ci ha salvati, e dobbiamo perseverare, fratelli e sorelle, perseveranti fino alla fine. Dice qualcuno: fratello, ma è pesante, però tanti problemi ci sono, è vero, ma questo non significa che dobbiamo scoraggiarci, e se capita dobbiamo dire: Signore, tirami su, gloria a Dio, perché la parola del Signore è perfetta, è la parola di Dio ispirata, dice Paolo, è capace a trasformare, a cambiare. Io non cambio nessuno, questo l'abbiamo detto tante volte fra noi, noi non potremo mai cambiare un'altra persona, no, è la parola di Dio che trasforma giorno per giorno. Dobbiamo incoraggiare le persone a leggere la scrittura con costanza. Fratelli e sorelle, siamo alla scuola del Signore, siamo alla scuola del Signore, e alla scuola del Signore ci vuole tempo, ma con il tempo impariamo giorno per giorno da Lui stesso, perché lo Spirito Santo è stato lasciato per noi tutti affinché la parola diventa viva. Che è scritto? Voglio citare un verso bellissimo,
La lettera, quanto tale, uccide, ma lo spirito vivifica. Che significa? Abbiamo detto tante volte che se leggiamo la Bibbia tanto per leggerla non serve a niente, ma è lo Spirito Santo, dobbiamo dire: Spirito Santo, fammi capire i versetti, spiegami, tu che sei l'insegnante, spiegami i versetti della Scrittura. A volte io pure, dopo tanti anni, come tutti noi, dopo tanti anni mi si apre all'improvviso, certe volte l'ho detto, no, ho letto un verso chissà quante volte, centinaia, e non riuscivo. Poi alla fine, lo Spirito che mi apre la mente, benedetto sia il nome del Signore. Ci vuole pazienza. Quando siamo andati a scuola non è che abbiamo fatto già un anno e abbiamo finito, no, siamo andati per tanto tempo. Ebbene, è importante, fratelli e sorelle, dobbiamo essere fedeli. Ogni scrittura è ispirata da Dio, quindi in un mondo agitato come oggi, per me la cosa più importante è la predicazione della parola di Dio. Non significa il pastore soltanto, ma chi testimonia di Cristo sta predicando la parola di Dio, gloria al Signore. E noi questa mattina vogliamo fare un atto di fede, siamo qui noi, mancano tanti, ma vogliamo dire: Signore, ferma questa guerra, ce l'ho nel cuore, ferma questa guerra nel nome di Gesù Cristo. So che sto andando al di là, qualcuno dice: fratello, ma è una cosa un po' che non dovresti fare. Beh, perché no? Perché chiedere al Signore: Signore, abbi pietà, ferma questa guerra che sta devastando tante persone. Oh, benedetto sia il nome del Signore. E che ci siamo a fare se non noi come cristiani, se neanche possiamo pregare e dire: Signore, ferma ogni cosa, spezza le lance, Signore, ferma la guerra, questa violenza così inaudita. Mi è venuta così perché ce l'avevo già in mente questa cosa, e dirlo pubblicamente, affinché spero che nessuno si scandalizzi, ma perché voglio dire: Signore, aiutaci. Quindi la parola è ispirata da Dio. E quando Giosuè, vi ricordate, stava per prendere il posto di Mosè e Dio gli parlò, aveva un compito molto, molto arduo: guidare un milione di uomini più tutto il resto ancora nel deserto. Mosè aveva finito. E gli dice Dio a Giosuè: questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca. La parola che avevano già. Ma meditalo giorno e notte, avendo cura di mettere in pratica tutto ciò che v'è scritto, poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai. Allora con la parola di Dio, voglio dire, che è stata messa un pochino da parte, magari qualcuno ce l'ha in qualche parte impolverata, riprendi la parola, e questa è potenza di Dio, gloria a Dio. Allora prospererai, dice Dio a Giosuè. Sì, è un compito difficile, ma io sarò con te, tu leggi la scrittura e prospererai, io ti aiuterò. Oh, fratelli e sorelle, è bello, mi piace, la scrittura è utile a insegnare, ci insegna. Dice qualcuno: ma io non capisco. Arrenditi allo Spirito Santo e chiedi al Signore che ti insegni le cose, la dottrina, la morale, il modo di fare nella parola di Dio. A riprendere, guardate, la riprensione migliore è quella che ci fa la parola. Può capitare che qualche fratello, qualche sorella, qualche volta in modo un po' inopportuno, in modo un po' duro, può dire qualcosa, parlo in generale così, e fa più male che bene, ma quando riprende la parola non fa male, cioè la parola ti fa capire: ho sbagliato, Signore,
perdonami. Ma poi senti quel balsamo che scende, no? Del perdono, correggeci, raddrizza. E mica siamo, beh, se qualcuno si sente arrivato e si sente già santo, beato te, no? Ci sono di quelli che dicono, ma io ho tanta esperienza. Ma l'esperienza è bella pure tanti anni, diciamo, io ho 40 anni con il Signore, 50. Ma non è questione di anni, è questione di che punto siamo, eh? Perché molti anziani si sono indeboliti in questo periodo. Allora non è questione di quanto, ma che qualità c'è nella nostra vita, quanto riusciamo a stare con Dio e con il Signore, affinché l'uomo di Dio sia compiuto, appieno fornito per ogni opera buona. Cioè la scrittura dà ogni elemento giusto per formare la donna di Dio, l'uomo di Dio. Oh no, mi piace questo, no? Perché Elia fu chiamato così, l'uomo di Dio. Allora, l'uomo di Dio, la donna di Dio viene cambiata, trasformata alla gloria di Dio giorno dopo giorno. Gloria al Signore. Io vado per terminare. Allora, fratelli e sorelle, vogliamo, quanti ci state seguendo, vogliamo avere fede nel Signore, e la scrittura ci incoraggia, ci ammaestra. Se hai delle domande da fare, leggi la parola. A volte noi cerchiamo le risposte a destra manca, ma no, dobbiamo cercarle nella parola del Signore, e anche in ginocchio davanti a Dio pregando, e il Signore ci risponde. Sono gli ultimi tempi, certo. Quanto manca il ritorno del Signore? Non lo so, tanti dicono domani, dopodomani, ma questo è scritto già. Il Signore stesso ha detto, quando diranno eccolo lì, eccolo là, non credete, perché il Signore verrà alla mezzanotte, ad improvviso. Ma intanto noi vogliamo prepararci per incontrare lo sposo. Alleluia, gloria a Dio. La Chiesa è la sposa di Cristo, ricordatevi, la sposa di Cristo, e lo sposo sta per tornare. Alleluia. E non vogliamo essere addormentate come le cinque vergini che dormivano, perché adesso c'è un po' di stanchezza, ma il Signore voglia risvegliarci, fratelli e sorelle, affinché quando il grido, ecco lo sposo, allora possiamo andargli incontro e possiamo stare con Lui per tutta l'eternità. A Dio soltanto questa mattina sia la lode, la gloria e l'onore, nei secoli dei secoli. Amen. Amen. Alziamoci in piedi. Gloria a Dio. Grazie, Signore Gesù. Sia benedetto il tuo nome, Signore. Gloria a Dio. Grazie, Signore Gesù. Benedetto sei, Signore. Alleluia, alleluia. Grazie, Signore. Ti ringraziamo, Signore, questa mattina, perché siamo stati insieme, comunque siamo stati bene, e grazie per la tua benevolenza, Signore. Raggiungi quanti sono mancati stamattina, perché tu conosci ogni cosa, e possano essere incoraggiati dallo Spirito Santo a non mollare, a non lasciarsi andare, ma a sperare in te, avere fede in te, Signore. E anche noi qui non è che siamo meglio degli altri, dacci la fede di credere in questi tempi tanto difficili. Signore, opera nella nostra vita, al di là di quello che possiamo dirti e chiederti. Tu puoi fare di più, dice l'Apostolo Paolo. Oh, puoi andare al di là di ogni cosa. Signore, grazie, grazie, mille volte grazie. Ancora
ti presentiamo le persone. Oh, quante persone agitate, quanti piangono in questi tempi, che non hanno da mangiare, non hanno lavoro, sono malati ed altro. Tu sai tutto, Signore. Oh, fatti conoscere. Oh, Signore, fatti conoscere. Oh, come tante testimonianze abbiamo sentito, tu stesso ti sei presentato anche in sogno a volte a delle persone, soprattutto in Oriente è successo in questi anni. Sei apparso di notte alle persone e si sono convertite a te. Gloria a Dio. Signore, tu sei meravigliosa ancora oggi. Ti ringraziamo, accompagnaci alle nostre case. Ti ringraziamo nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. 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 Gloria a Dio. Cantiamo un cantico, cari. Amen. Alleluia. Cantico 69. Gloria. Questo è il tempo. Questo è il tempo. E mostrerò la mia potenza in questa terra. Questo è il tempo. Questo è il tempo. Prima di chiudere, grazie Signore Gesù. Io voglio sempre dire che l'Espirito di Dio, come ha detto questo canto, è sempre qui e dobbiamo credere ogni volta. E dice la parola di Dio: chiede che ti sarà dato. C'è tanta gente che non crede alle sue promesse, che sono sempre di oggi e in eterno. La parola oggi la conferma, perché ho delle testimonianze di che ho parlato questa settimana con la sorella Dunia, del bisogno di studiare, scrudignare tra fratelli, come dice la parola di Dio, che dove stanno due o più riuniti c'è l'Espirito Santo di Dio, che ci guida per comprendere la parola, perché a volte non la comprendiamo. Il messaggio lo riceviamo e andiamo a casa restaurati per la parola di Dio. Gloria. Per studiare la parola è una cosa che proprio il tuo cuore ha proprio il bisogno di farlo, e la parola oggi la conferma, che il Signore parla così. Grazie Gesù. Grazie, grazie, gloria a Dio, ringraziamo il Signore, non siamo noi esseri umani, ma è il Signore che interviene, ci dà le parole giuste e lo ringraziamo. Signore, accompagnaci alle nostre case, benedici i vicini e lontani, continua a stare con noi, liberaci da ogni pericolo, da ogni apparenza di male, accampa gli angeli intorno a noi, Signore, allontana anche il nemico. Da noi e da tutti i credenti che stanno gridando a te questa mattina, Signore, allontana
guarisci dalle malattie, Signore, tu sei il dottore dei dottori. Ti ringraziamo nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Pace a tutti. Siamo contenti, vi vorremmo abbracciare sinceramente tutti, ma virtualmente lo facciamo. Pace a tutti. Shalom. Shalom a tutti. Pace, pace. Gloria a Dio. Grazie, Signore.